Come migliorare l'assistenza psichiatrica per garantire alle persone assistite la loro autonomia? Di questo hanno parlato 300 psichiatri provenienti da 20 paesi del mondo in occasione del 10° congresso dell'European Network di Salute Mentale. Questa rete è la principale rete europea per la valutazione dei servizi di salute mentale, è una rete informale che tuttavia ha questo compito di monitorare e seguire l'evoluzione dei servizi di salute mentale dal punto di vista della qualità della cura, dell'efficacia degli interventi. È riconosciuta come una delle principali associazioni anche dalla comunità europea ed è un vero piacere avere qua tanti ricercatori di livello di esperienza mondiale per parlare di questo tema. Il Centro di Ricerca di Salute Mentale di Verona è stato identificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come centro di eccellenza per ricerca e formazione a livello globale, un riconoscimento che invita a lavorare sempre più al meglio anche per una migliore guarigione del paziente. All'interno del nostro centro di ricerca esistono diverse subunità che si occupano per esempio di epidemiologia della salute mentale, di ricerca sui farmaci, di ricerca anche sul neuroimaging, cioè di studi di base. Chiaramente tutte queste ricerche servono per migliorare la qualità dell'assistenza che noi forniamo ai pazienti. A fianco del congresso internazionale ha anche un riconoscimento al professore Michele Tansella da parte dei colleghi provenienti da tutto il mondo. Quanti anni dedicati alla salute mentale, professore? Dunque, io mi sono laureato nel 66 nell'Università di Bari e praticamente ho cominciato subito, per cui sono quasi 50 anni che mi occupo di salute mentale. Avrei voluto fare il medico di base in realtà, ma la psichiatria è la disciplina forse più vicina alla medicina di base, almeno la psichiatria intesa come sanità pubblica. Lei lascia la direzione del Dipartimento alla professoressa Ruggeri. Ed ora Tansella che farà? Ma io ho alcuni impegni, devo dire la maggior parte dei quali fuori Verona. Sono un professore a Londra all'Istituto di Psichiatria e dirigo una rivista scientifica. Direi che mi basta, non farò altro. Buona vita a lei, professore. Grazie, dottoressa. Grazie, arrivederci.